Faceva il falegname, faceva i mobili e tutto. Quindi era un collega di Ercole Vincenzo Orsini, tuo padre. Sì. Anch'io andai una volta, mi ricordo che mi portò a Teramo mio padre e mi portò lì la bottega di Orsini. Lui era amico proprio. Montorio, questa coscienza, diciamo, operaia, è esistita già dagli anni, dai primi anni del Novecento. C'era, credo, un circolo operaio. Non a caso ci fu anche l'elezione nell'anno 20 di un sindaco socialista, allora si diceva, cioè Polisseo De Angelis. Perché ci stava il bar degli amici, che era giù, lì ci andava tutte quelle di sinistra. Comunque era gente impegnata perché mio nonno è stato anche assessore al comune per il Partito Socialista. È una struttura sociale di Montorio, che è quella dell'artigianato. A Montorio c'erano molti artigiani. Amico di idee, di tutto. Era buono, sì. Il lavoro artigianale è un lavoro in qualche modo il più autonomo che esiste, perché l'artigiano decide quello che fa, decide quando lo vuol far pagare e decide a chi lo vende. Quindi è una educazione, diciamo, all'autonomia, alla libertà. E non a caso, per esempio, nelle botteghe degli artigiani, delle persone parlavano di politica, però di nascosto, perché durante il fascismo non se ne poteva parlare, no? Dio Francesco era molto molto amico di Orsini. Nella narrazione di nonna frequentava Montorio anche in maniera spavalda perché essendo segnato dal fascismo lui si concedeva troppe libertà, era troppa visualità insomma, no? Rispetto, tanto che andava giù al caffè degli amici a giocare a carte, era una sfida, praticamente era una sfida. E appoggiato tranquillamente, mai contraddetto da Dio Francesco, nella maniera più assoluta, perché così andava fatto, così secondo lui andava affrontato il nemico fascista, no? Mentre quando venivano a casa mio nonno gli diceva Vincenzi, perché Vincenzino lo chiamava, Vincenzi non gli fare così. Questi non ti limiteranno ad arrestarti, questi ti uccidono. Morto, no? Ha caricato solo un asino. Questi delinquenti. Orsini era bravo. Faceva i violini. Era un liutaio, era bravissimo, era un artista proprio, era un artista. Fece impressione, oltre ad averlo maciullato di proiettili, era la cosa più brutta che l'aveva portato con un sacco di farina, risalendolo dal mulino, capisci? Perché di solito tu sì, stai in guerra, però dopo il cadavere lo curi, dato che non può fare più danno, lo curi, mentre lì loro non c'aveva. Non avevano, diciamo, avuto cura per niente, dice, è stato ammazzato, buttale via. Loro l'hanno portato su come un trofeo, perché per far vedere che loro erano più forti, far vedere alla gente indimorire. Poi un giorno ci fu un via vai, si hanno fatto ritirare pure tutti il giorno che ammazzarono Orsini. Poi l'hanno portato al cimitero, nudo. E mio padre, che conosceva il cognato, papà è andato a casa e gli ha detto: datemi i vestiti che ci vado io a vestirlo. Io faccio, ma dice: ma no, fa che ti succede qualcosa. Dice: ma non dubitate, io vado là e lo vesto. E tanto ha fatto mio padre. È brutta, 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 non sporca, ma brutta.
per l'amore di Dio. I guai neri. Tutta la famiglia. E dopo, ringraziando Dio, io andai a lavorare. Mi sono nati altri 4 fratelli. Prima ne eravamo 2, dopo 6. Un mio fratello gli mise il nome di Ercole Vincenzo, come Orsina. Quello portò lo stesso nome. Due dei 3 fascisti che avevano aiutato i tedeschi a minare il ponte della Madonna scapparono in Alto Italia e Dio Francesco Trasittino individuò dove stavano questi qua e li riportò a calci nel sedere. Questa distruzione del ponte fu un fatto emblematico per Montori. Quel ponte era un po' il tramite tra la montagna e il mare. Montorio in fondo è un crocevia. Tra l'altro c'era anche qualcosa di mistico, perché il tempietto della Madonna, nonostante molte alluvioni che allora erano abbastanza frequenti, soprattutto prima della costruzione della diga, non era mai stato distrutto il tempietto, come si vede ancora oggi, non fu distrutto nemmeno in quell'occasione. Durante la ritirata loro alle spalle minavano tutti i ponti per rallentare l'avanzata degli alleati. Fu minato dai tedeschi, ma con la collaborazione di chi conosceva a memoria come ha fatto sotto fascisti della prima ora, no? L'ho vista dalla collina di Valle Cupa, dove si era rifugiata la maggior parte della popolazione di Montorrio. Quando si era detto che stavano avvicinandosi i tedeschi, quasi tutte le famiglie erano scappate portandosi le poche cose che avevano. E qua Montorrio era pieno di macchine che passavano, camion. Non finivano mai a passare. E una volta siamo scasati, no? Ci ha ospitato i contadini su dopo San Giovanni, in campagna, perché dice stanotte fa saldare i ponti, gli ultimi che passavano facevano saldare. Ha fatto una botte che non finiva mai. La mattina, quando che siamo venuti a vedere che i tedeschi non c'erano più, il ponte crollato. Noi eravamo andati a dormire, dormivamo alla meglio sui sacconi. Si sentì il botto e soprattutto le grida della gente. Un ricordo vivo che ho di una donna che aveva la corona del rosario in mano, diceva il rosario e piangeva. Lupondo, ha zumbato Lupondo, ha distrutto il ponte. Usciva tutto il tubo dell'acqua, tutta quanta. L'acqua è rozza, no? Questa era rotta pure. Siamo stati parecchio tempo senza acqua. Prima ha fatto una passerella. Ha rimesso il tubo e si passava. Da quello che mi risulta lo rifecero subito e lo rifecero com'era. Fu un momento però di coesione paesana. Perché lì, in quel dolore, diciamo, in quella specie di smarrimento, un po' il paese si ritrovava la sua unità. Quando è finita la guerra, si è formato tutto un corteo. Io ero piccolino, padre, fammi vedere, mi si metto sopra le spalle. È stata una festa totale. Abbiamo festeggiato, sì. Un ritratto di Mussolini che volava fuori da una finestra. Fu una festa che non durò 2-3 giorni. Per dimenticare, nemmeno oggi lo puoi dimenticare, dopo tanti anni. I parecchi fascisti non sono tornati. Sono scesi i partigiani. Il
mio padre doveva lavorare con, faceva il carpentiere, stava facendo, costruendo su le centrali, sta roba qua, entrò con la Terni, no? Io avevo 17 anni quando mio padre mi disse, Antonio, no? Dice, domattina alzati alle 7 che vieni con me. Io avevo 17 anni, sperduto proprio. Oddio, dov'è? E disse a mia madre, prepara la colazione. E da quel giorno, 42 anni ci sono state. Mi volevano bene tutti quanti. Io quando sono nato la guerra era finita da appena 5 anni, quindi quando me lo raccontavano non era lontana. Secoli. Io da ragazzino pensavo, secondo me queste cose non potrebbero succedere e se non possono succedere oggi non sono successe nemmeno nel passato. È come se dessi involontariamente della bugiarda a mia madre che raccontava queste cose, ma non era un dargli della bugiarda, era l'assurdità del comportamento che non riuscivi, anche perché subito dopo la guerra ci fu un momento di convivialità veramente, veramente grosso. Negli anni 50 tutti i ragazzini si ritrovavano insieme e nessuno era il figlio di quell'altro, ma eravamo i figli comuni di tutti quanti. Ci siamo ripresi piano piano. Sono incominciati lì alle case, mettevano delle feste da ballo. Io ero una ragazzina che non aveva visto mai nessuno di ballare, chi l'aveva mai sentito di ballare. E andavo, io vedevo gli altri come facevano. Tornavo a casa, mi cantavo una canzone e ballavo. E lì ho imparato a ballare. Ci stava questo senso di non lo so, di fraternità, le cose, che ti faceva sembrare impossibile il passato recente, insomma, che la gente si fosse comportata in quel modo. Credo che questo comunque abbia aiutato molto, molto, molto a perdonare. In tanti legami in un paese sono anche legami di contiguità affettiva, di parentela, eccetera. Quindi anche quello incide sulla volontà di liberarsi di tutto quel peso che era stato, quel contrasto che veniva vissuto con dolore, perché poi erano le famiglie che si dividevano. È brutta la guerra. Una cosa che non ci si può credere. Dopo è tornato tutto normale, tutti salutavano tutti, come se quel periodo avessero voluto cancellarlo. Da una parte è cosa buona, da quell'altra parte... I conti col fascismo interi non ce l'abbiamo fatti, perché purtroppo c'è un fascismo, come diceva Ennio Flaiano, endemico. Cioè c'è un fascismo che noi abbiamo permanentemente e che si misura con l'individualismo, col corporativismo, con la mancanza di... con il sentire lo Stato solo a cui chiedere, a cui non dare niente. Cioè manca la coscienza civica. Una società che non elabora la sua storia è una società monca. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina
sono svegliato e ho trovato.